Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di MITE Mister SCP. Oggi parleremo dell'SCP-484, chiamato anche DROGA RUBA RICORDI, CASSA DELL'OGGETTO SAFE. Una foto di un campione di SCP-484 con contenitore marchiato recante il logo del produttore. Scusate, ma in patto sembrano preservativi questi. Boh, non lo so. Castelloggia to safe. Boh. Procedure specie di contenimento: Tutti i campioni di SCP-484 utilizzati per i test devono essere tenuti nell'armadietto farmaceutico AG. Tali campioni devono includere almeno 20 dosi di una qualunque forma di SCP-484 o comunque il 50% se ne esistono di meno. Tutti gli altri campi sono attualmente osservati nella stanza di sicurezza 112. Tutti i personaggi con autorizzazione di livello 3 e inferiore necessitano di un permesso scritto di un membro dello staff di livello 4 prima di accedere a SCP-484. Tutti i membri dello staff attualmente occupati nella ricerca di suo SCP-484 non possono interagire con il personale di livello 5 fino al termine della loro ricerca e solo dopo un accurato screening tossicologico e una presquisizione degli rispettivi uffici e domicili. Ogni membro dello staff di qualunque livello che viene trovato in possesso di SCP-484, senza autorizzazione o al di fuori dell'ambito sperimentale, va ammonito e riassegnato, mentre i campi di SCP-484 sottratti vanno con, riportati in contenimento. Descrizione. SCP-484 è un farmaco di origine sconosciuta, scoperto inizialmente in qualità di droga da strada in molte aree urbane del mondo, a seguito degli interrogatori agli spacciatori. La data ipotizzata di rilascio inizia nel giugno del 2000, a Norvegia. Come a molte droghe della strada, la forma di SCP-484 varia molto da campione a campione. SCP-484 è solitamente riscontrato sotto forma di pillole, non almeno due tipologie sotto in forma di polvere contenuta in un involucro di gel biassorbibile. Ecco. Sono state ricevute segnalazioni di cerotti transdermici, ma nessun campione in questa forma è stato ottenuto finora. SCP-484 ha un gran numero di nomi, tutti attenenti alla parola vicarios, e i più comuni dei quali sono Vicar. Vi vic e In gel si si riferisce esso con vasi che alludono a memoria e ricordi mentre i nomi di codice più usati contengono spesso la V, come Victor e Vivian. A differenza di molte droghe, la strada, tutti i campioni di SCP-484 sono pressoché chimicamente identici. Molte droghe illegali variano a seconda del sito di produzione e contengono impurità o additivi, ma al di là dell'aspetto con cui si presentano, i campioni di SCP-484 sono identici. L'unica spiegazione è che tutti i campioni provengono dalla stessa fonte, il perché di una tale variazione cosmetica è al momento sconosciuto, ma i ricercatori suppongono che sia per mascherare meglio SCP-484 come una comune droga da strada. Questo spiegherebbe anche come ha fatto un prodotto elaborato come SCP-484 a raggiungere il mercato pubblico senza che vi siano state attisaglie della sua creazione. Tutte le società, le società conosciute capaci di produrre SCP-484 sono attualmente sotto indagine per determinarne la provenienza. Il logo presente sul motto unità di SCP-484 è un quadrato declinato con otto puntini all'interno, sebbene nessuna compagnia con un logo simile abbia i mezzi di produrre un tale composto. Lo spacciatore interrogato nel report Interrogatorio 484-A33 sembrava essere genuinamente autoscuro dell'origine della droga. Nonostante l'utilizzo di metodi interrogatorio ripetuti e vigorosi, quando ingerito SCP-484 viene assorbito a casa la produzione del cervello di un composto chimico in precedenza sconosciuto. Il ricercatore ha denominato: Il composto è estremamente volatile e si degrada quasi all'istante se estratto dal cervello. I soggetti affetti sperimentano un rapido aumento dell'attività cerebrale e di atazione pupillare. Quando un soggetto che ha assunto SCP-484 stabilisce un contatto visivo con una persona non affetta, tra i due si instaura una sorta di connessione telepatica. Il soggetto esposto a SCP-484 inizia ad avere allucinazioni riguardanti i ricordi dell'altro individuo. Il grado del realismo e la durata di queste allucinazioni aumenta con l'aumentare della quantità di SCP-484 assunto. Gli individui non esposti entrano in uno stato esemipnotico. L'uso ripetuto di SCP-434 provoca una certa familiarità con il fenomeno allucinatorio e alcuni soggetti sono in grado di muoversi dai ricordi dell'altro al loro becimento, un fenomeno simile alla manipolazione dell'ambiente in un sogno lucido. A dosaggi più elevati le vittime hanno iniziato a perdere i ricordi che i soggetti dei descrivevano, descrivevano durante l'allucinazione dimenticandoli completamente o in parte. Questa perdita di memoria è stata accompagnata da intense emicrania e trauma psicologico, principalmente un senso di perdita e di violazione, nonostante le vittime non siano capaci di descrivere cosa abbiano esattamente perso. È stato scoperto in seguito che il soggetto sotto l'effetto di SCP-484 ha dose elevate letteralmente si appropria dei ricordi, integrandolo tra i suoi, Sembra non esserci limite al numero di ricordi che un soggetto può assorbire e i suoi ricordi progressi non vengono sovrascritti dai nuovi. Questi dati sono corroborati dal rapporto dell'interrogatorio 484 a 33, nonostante la risposta ottenuta da questo interrogatorio deve essere comunque considerata non del tutto affidabile. Durante i test di alcuni soggetti sono stati cancellati tutti i ricordi, dall'infanzia all'età adulta che sono poi stati assorbiti da altri individui, questi hanno riferito un senso di disagio e confusione dovuto alla presenza di doppi ricordi, ma ogni ricordo assorbito risulta reale e personale, come ricordi originali da di questi ricordi sembrano essere conservati fin tanto che la memoria dell'individuo non viene danneggiata da altri farmaci o da trami. Il rischio che cp 484 pone alla risicurezza di informazioni riservate è alto. Pertanto, una sua stretta sorveglianza è vitale. La ricerca attuale è volta all'uso di SCP-484 in molti campi. Se controllato da dovere, può essere usato per rimuovere fughe di notizie indesiderate o esperienze traumatiche. Il permesso per l'uso di SCP-484 in caso di rischio mametico è in attesa di approvazione. La priorità va data alla ricerca per l'uso di SCP-484 nello spionaggio avanzato e nell'acquisizione di informazioni. Ok, se il video ti è piaciuto, ti a lasciare mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima!